Buonasera e benvenuti alla seconda serata di Incontri, il Festival della Teologia. Ieri ci siamo salutati dopo una bellissima carrellata fatta nell'Antico Testamento grazie alla biblista, la professoressa Maria Rosaria Cirella e ad una intervista emozionante che hanno realizzato le nostre ragazze, le ragazze dell'Azione Cattolica, Francesca, Luisa e Vera, ad Antonia Salzano, la mamma del beato Carlo Acutis, beato fra poche settimane, perché il 10 ottobre ci sarà la celebrazione ad Assisi, nella quale verrà pienamente riconosciuto, dopo il decreto di beatificazione, il titolo appunto di beato. Una intervista bella e emozionante. Ad Antonia Salzano è andato il premio Incontri 2020. Questa edizione è un'edizione che è strutturata sulla donna, il tema dell'edizione è la donna, e quindi cerchiamo nel corso di queste sere di toccare tanti aspetti. Dicevamo ieri di questa bellissima carrellata che abbiamo avuto nell'Antico Testamento, oggi è la volta di entrare nel Nuovo Testamento sulla figura di donna più affascinante, che è quella di Maria. Naturalmente anche questa sera avremo una bravissima teologa, la professoressa Lorella Parente, che ci accompagnerà in questo cammino. Ma prima di iniziare, di addentrarci nella serata, che poi prevede anche tante belle sorprese, mi corre l'obbligo di ringraziare quanti ci stanno seguendo da casa. Naturalmente ringrazio chi è venuto qui a godere della frescura della piazzetta della Madonna di Costantinopoli nel borgo antico di Agropoli, e quindi è bello ritrovarsi assieme, ma attraverso le dirette social, attraverso la diretta streaming di Cilento Channel e attraverso la diretta che Cilento Channel fa sul suo canale digitale terrestre, abbiamo scoperto ieri sera di aver raggiunto tantissime persone. In particolare mi perdoneranno quelli che sono in questo continente, ma io saluto gli amici dal Brasile che si sono raccomandati via social di salutarli, e quindi li salutiamo. Ieri hanno seguito la serata, oggi sono particolarmente interessati alla relazione della professoressa Parente, però è bello sapere questo, è bello vedere come il Festival della Teologia riesce a raggiungere tanti posti, riesce a portare questo messaggio positivo e riesce anche a far conoscere questa terra. Il Festival è naturalmente un'iniziativa che è strutturata attraverso tante collaborazioni. Innanzitutto quella del motore del Festival, che è l'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania, quindi io ringrazio la presidente diocesana e tutto lo staff, perché è importante poter contare su l'associazione. Ringraziamo naturalmente la diocesi di Vallo della Lucania, ringraziamo il comune di Agropoli che ci ospita in queste serate. Tra l'altro il sindaco doveva essere qui questa sera, ma ha appena chiamato, quindi questi pochi minuti di ritardo con cui iniziamo la diretta sono dovuti proprio al fatto che ci ha comunicato un'indisposizione, e quindi non abbiamo la sua presenza qui questa sera, ma naturalmente porta il suo saluto. Il saluto anche istituzionale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, nella persona del presidente Tommaso Pellegrino, che ahi noi, verrebbe da dire, è rimasto sia ieri sera che questa sera bloccato in ospedale, perché è un medico, e quindi in sala operatoria ieri sera. Oggi era di turno, e quindi anche lui ci tiene particolarmente a portare il suo saluto, anche perché questo festival nasce nel Parco del Cilento e grazie alla formula itinerante negli anni scorsi ha fatto conoscere tante belle località. Quest'anno emergenza Covid ci ha costretti un po' a rimanere nello stesso posto, ma abbiamo scelto un posto incantevole come
appunto il borgo antico della città. Quindi ringrazio anche il parroco della chiesa di San Pietro e Paolo, Don Carlo Pisani, per la collaborazione, e naturalmente anche tutti quanti gli amici, cito su tutti Carmine Boccia, ma anche Carmine Genua, Francesca Campanile, Luisa Cantalupo, che hanno contribuito all'allestimento del festival. Vi dicevo, ci sono tanti ringraziamenti da fare, quindi rischio di dilungarmi troppo, e so che voi invece state aspettando il momento di iniziare questo viaggio. Non vado oltre quindi nei ringraziamenti, se non il ringraziamento principale di questa serata, che è alla professoressa Lorella Parente, che invito a raggiungermi, perché affideremo a lei questa relazione. Il microfono per il momento è quello, poi metteremo quest'altro microfono. No, prego, per prima di conviene tenere i fogli. Perfetto, rimaniamo a distanza, quindi è giusto per presentare la professoressa Parente, perché lei è insegna Mariologia ed Ecclesiologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno. Ed è anche grazie all'Istituto San Matteo, che garantisce il coordinamento scientifico del festival, che si riesce ad offrire una riflessione nella tre giorni che riesce realmente ad accompagnare in un percorso di conoscenza e di crescita personale. La professoressa Parente, naturalmente, questa sera ci accompagnerà appunto in questa figura di Maria. Maria è la mamma di Gesù, la mamma nostra, ma è soprattutto anche il modello a cui ciascun cristiano deve ispirarsi. Quindi anche questa passione per Maria noi avremo modo di scoprirla questa sera, ma nei suoi studi, che è stata una grande protagonista sempre. Sicuramente nella mia specializzazione, la teologia dommatica, chiaramente la figura di Maria è un mondo davvero importante ed è inserita pienamente nel discorso anche della Chiesa, quindi dell'ecclesiologia, discorso ecclesiale in generale. Per parlare di Maria di Nazareth non basterebbe una serie di conferenze soltanto dedicate a lei, quindi io toccherò alcuni aspetti che penso possano colpirvi, sperando di lasciare degli spunti interessanti per voi. Poi, prima di lasciarle spazio, lei è della diocesi di Salerno, dell'arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, e devo dire, in questi giorni Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellanti l'ha nominata referente per l'arte e la cultura, quindi un impegno importante, frutto anche di un altro bellissimo impegno degli ultimi anni, che è quello delle giornate matteane. Una grande realtà che si è costruita a Salerno per fare in modo che la festa patronale non fosse soltanto la festa della devozione popolare, della statua portata nella città, anche quella bella e affascinante, ma anche una riflessione su uno degli evangelisti più belli proprio da approfondire e da conoscere. Quindi diciamolo, lei è un po' il motore di queste giornate matteane, quindi una bellissima iniziativa per la quale faccio i complimenti. Non so quest'anno a settembre cosa ci aspetta. Speriamo di poterle realizzare sempre nei giorni 18 e 19 settembre. Abbiamo la fortuna di avere come patrono un evangelista e non è da poco, quindi accanto alla devozione popolare, che è un elemento fondamentale, importantissimo per la vita di fede del popolo, crediamo, perché poi Vito gentilmente fa i complimenti a me per l'iniziativa, però chiaramente anche io ho il sostegno della diocesi, ho i collaboratori che mi aiutano, e proponiamo
delle serate, ecco, proprio incentrate sul testo del Vangelo di Matteo per farlo conoscere. Quindi intervengono teologi biblisti, ma in modo quanto più semplice possibile, proprio per diffondere anche il contenuto del Vangelo di Matteo, che spesso, ahimè, viene come trascurato. A volte si finisce per dare più importanza alla festa nel suo festeggiamento vero e proprio, e magari poi non si conoscono le pagine del Vangelo. A voi la professoressa Lorella Parente. Il titolo di questa relazione è La donna del mistero, Maria. Io chiaramente ringrazio Vito Rizzo e anche quest'anno gli rinnovo i miei complimenti per lo zelo che ci mette, per l'impegno, la dedizione che ha verso questo evento culturale che sta prendendo piede e ha la sua importanza a livello locale. E chiaramente insieme con tutti i suoi collaboratori, e saluto voi. Donna, mistero, Maria. Ciascuno dei tre termini che compongono il titolo del mio intervento si porta dentro una ricchezza particolare, e sono termini tra loro estremamente collegati, e per la precisione i primi due, donna e mistero, stasera convergono verso il terzo, Maria. Donna. Questo vocabolo deriva dalla forma sincopata, cioè abbreviata, domna, del termine domina. È una parola latina che significa signora, padrona, che nell'italiano medievale e rinascimentale trova anche un'altra forma, madonna, che si usava per rivolgersi alle donne nobili, come a dire mia signora, mea domina. E particolare per la storia cristiana l'attribuzione di questo termine Madonna alla povertà da parte di Francesco d'Assisi, il santo venuto a ricordare al mondo quanto è grande la piccolezza. Madonna povertà era per lui la sposa. Soprattutto però questo termine designa per antonomasia Maria di Nazareth, la Madonna, colei che è stata innalzata, come significa la radice ebraica del suo nome. Dire Maria è dire una donna unica, è dire una donna toccata da una grazia unica, speciale, è dire la potenza di Dio sulle sue creature. E poi il vocabolo mistero, collegato generalmente al senso della notte, dell'oscurità, quando nell'antica Grecia determinati gruppi religiosi celebravano i misteri, appunto, dei riti a cui poteva partecipare solo chi veniva iniziato. E questa è l'accezione più particolare, affascinante, che desta sempre una certa curiosità. Nel nostro caso, però, l'aspetto è un altro. Noi cristiani, quando parliamo di mistero, parliamo di qualcosa che, è vero, ci copre con la sua ombra, ma non ci lascia avvolti nelle tenebre, perché è un'ombra di luce, di vita, perché proviene da Dio e rimanda a Dio. La donna, in particolare, è coinvolta in questo grande mistero, in questa grande luce della vita. Perché? Perché per sua natura è fisicamente più coinvolta. Diciamo che detiene una sorta di ministero, di sacerdozio eterno, per il cui tramite la vita perpetua se stessa. Chiariamo subito. Anche quando nella donna vengono a mancare le esperienze specifiche della gravidanza e del parto, non si perde o degrada il proprio codice materno. Cioè non è che si è meno donna se non si mettono al mondo figli. Questo perché? Perché vi sono quelle caratteristiche permanenti e peculiari che si distinguono sempre. In primis proprio l'istinto materno,
che pervade a priori l'indole femminile, che è propensa all'accoglienza e alla generatività. Il generare, per dirla con Platone, è ciò per cui quel che muore dura. La donna esercita questa funzione di far continuare a durare la vita. Altresì, la connessione speciale, spesso inconsapevole, con la natura stessa. Non dimentichiamo che il ciclo mestruale, segno distintivo per eccellenza femminile, è intrinsecamente congiunto alle fasi lunari, a loro volta determinanti per le maree e dunque per la vita terrestre in generale, così come per le attività umane, regolate un tempo solo in base ai calcoli lunari. Si pensi al calendario pre-gregoriano. La donna, allora, risulta portatrice di un'esistenza spontaneamente dischiusa al suo oltre, a ciò che la supera, e collegata con quel primordiale mistero della creazione stessa. Proprio nel racconto biblico della creazione si legge del ruolo così particolare della donna, giunta alla vita artigianalmente dalle mani di Dio, che lavora un osso di Adamo, l'Ish, per plasmare la Isha, una creatura differente da tutte le altre, destinata a completare l'uomo che si sentiva mancante di una parte per essere in piena armonia con il resto del creato e dunque con se stesso. La donna rappresenta questa armonia. Ecco lei che fa del mondo una cosa bella, come suggeriva Papa Francesco in un'omelia di qualche tempo fa, dove in un altro passaggio diceva: Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. E l'aspetto materno, infatti, rappresenta il fulcro di questo grandioso evento che è la vita, di cui la donna è protagonista. E d'altronde nella Bibbia Dio stesso, Signore della vita, è paragonato a una madre. Allora raccogliamo queste premesse e andiamo a immergerci in alcuni momenti dei racconti evangelici particolari per la storia della fede, chiaramente, e che interessano il messaggio che questo festival vuole portare. Il primo momento è quello in cui è proprio una donna a cambiare le sorti del mondo attraverso la sua risposta positiva al progetto divino, Maria di Nazaret. Appartenente al genere femminile, quindi con il suo già insito bagaglio di mistero, questa ragazza in procinto di nozze avrà avuto una quindicina d'anni, viene travolta dalla parola di Dio e scopre di essere stata scelta per far sì che questa parola si realizzi, che si realizzi la missione salvifica e misteriosa di Dio. Allora ecco, Maria entra a far parte del mistero, quello con la M maiuscola. L'ingresso in tale divino disegno avviene tramite l'ascolto e l'accoglienza. Maria ascolta la voce dell'arcangelo che è lì davanti ai suoi occhi, proveniente dal mondo celeste, messaggero della volontà dell'Onnipotente che compie meraviglie, di cui una è proprio lei, l'eletta di Israele, la piena di grazia, l'immacolata concezione, la predestinata al cielo. Ella dice sì, perché sa di ascoltare la verità. La coglie e la accoglie nel suo intimo. La verità, ricordate, rende liberi di aderire ad essa. Maria, infatti, vi acconsente, lasciandosi condurre dallo Spirito di Dio. E dove la conduce lo Spirito di Dio? Al di là di se stessa. Lo Spirito Santo conduce sempre un passo al di fuori del proprio io, della propria logica e quindi della propria comprensione, capacità di comprensione.
Nel fiat di Maria, infatti, sono inclusi sia il turbamento, sia l'esultanza, la meraviglia, la richiesta di spiegazione. Insomma, tutto il suo umano, femminile, giudaico, credente, non dimentichiamo che Maria era una credente, anzi Maria in quel momento rappresenta Israele. Maria sapeva che il Messia doveva venire. Ciò che non sapeva è che questo sarebbe avvenuto attraverso di lei. Quindi tutto l'umano di Maria viene chiamato a partecipare al divino. La donna Maria deve portare il Figlio di Dio sulla terra. Quando venne la pienezza del tempo, Galati 4:4, dopo aver ripetutamente rinnovato per mezzo di uomini le alleanze con il suo popolo, Noè, Abramo, Mosè, Dio conclude una nuova alleanza, quella che tutte le altre avevano preparato, che le completa e le supera tutte, l'alleanza del Dio vivente con tutta l'umanità. Questa volta la controparte non è più un uomo, ma una donna. Una donna piena di grazia. Come saluta l'angelo a Maria? Caire, che caritomene. Gioisci, ricolmata di grazia. Redenta dall'amore divino fin dal primo istante della sua venuta al mondo, Immacolata Concezione, e preparata proprio per il mistero di questa alleanza. Dunque, possiamo dire che i valori femminili non solo fanno parte della rivelazione, ma vengono esaltati nella figura di Maria, colei che dà la luce Gesù Cristo. Se prerogativa della donna è l'accoglienza, che poi sfocia nella generazione della vita, come abbiamo detto, ebbene Maria ospita addirittura l'autore della vita. Maria dà la vita all'autore della vita. E allora quel suo fiat poi può diventare liberamente il canto del Magnificat, con cui, sapete, Maria risponde al saluto di Elisabetta. E allora andiamo avanti nel racconto evangelico. Cosa le dice questa anziana parente? Le fa un'affermazione, pronuncia una cosa molto importante. Luca 1,42. Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. È un saluto significativo perché questa è una preghiera di benedizione che nella tradizione ebraica richiama molto il concetto di fecondità. Voi pensate che la benedizione veniva pronunciata in ogni occasione della vita quotidiana? Anche al tempo di Gesù la benedizione, specialmente nell'atto di prendere cibo, era molto adoperata e faceva parte della vita quotidiana delle persone. Pensate, veniva pronunciata all'inizio e alla fine del pasto, e qualora si fosse dimenticato di pronunciarla, era prevista durante la digestione. Era un uso quotidiano importante. Potremmo forse prendere spunto, noi ci rivolgiamo a Dio durante la digestione? No, forse più in caso di indigestione. Aiutami. Elisabetta chiaramente fa parte di questo contesto del mondo ebraico, dunque che fa? Eleva la benedizione per Maria e per colui che sta crescendo nel suo seno. Anche se dobbiamo dire più correttamente grembo, perché il termine greco è koilia e vuol dire grembo, un altro termine ricco di risonanze bibliche. Il grembo rappresentava appunto un dono di Dio in quanto fecondità, in quanto mezzo per essere fecondi, quindi di mettere al mondo la prole. Un versetto su tutti dal Salmo 127. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo. Sentite la somiglianza proprio di parole e di concetto. Sulla bocca di Elisabetta, però, queste parole hanno un sapore prettamente messianico, perché preludono alla gioia della salvezza che si fa sempre più concreta e vicina. Il grembo di Maria sta per donare il frutto della salvezza. Allora capiamo che c'è tutto un retroterra biblico dietro a una frase
detta nei Vangeli, in questo caso da Elisabetta. Cosa succede? La reazione alle parole di Maria, anzi al saluto, all'arrivo di Maria, producono due effetti: la benedizione di Elisabetta e il sussulto di Giovanni nel grembo di Elisabetta. Giovanni, che sarà il Battista, si agita di gioia, il verbo è schirtao, nel grembo della madre, pronto già a svolgere il suo ruolo di precursore già prima di venire alla luce. E qui vengono in mente le parole che Dio rivolgeva sempre agli antichi profeti. Un esempio su tutti, a Geremia: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Quindi alle parole di Maria segue una reazione, è come se l'assente Gesù fosse già presente, perché il suo arrivo assieme alla madre produce già degli effetti, delle reazioni. Questa reazione, possiamo dire saltellante, di Giovanni nel grembo della madre spesso viene paragonata alla danza di Davide, di re Davide, davanti all'arca dell'alleanza. Ricordate questo episodio veterotestamentario? 2 Samuele 6. E perché? Perché in quel momento Maria è come l'arca dell'alleanza. Il grembo di Maria è l'arca che porta la nuova alleanza. Quando diciamo le litanie mariane, sapete, uno dei nomi di Maria è proprio questo, no? Arca dell'alleanza. Ed è un'immagine fortissima. Sapete che l'arca era l'oggetto più sacro per gli israeliti. Che cos'era? Era un piccolo santuario mobile, era di legno, a forma di scrigno, con un bellissimo coperchio dorato, dove sopra c'era inciso un angelo con le ali spiegate, e accompagnava il popolo durante l'esodo e durante l'insediamento in terra di Canaan. Quindi proprio rappresentava le vicende del popolo di Israele. Si dice che contenesse un vaso con la manna miracolosa, le tavole, poi il libro della legge, nonché il bastone di Aronne. Poi, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nell'anno 587, non si ha più notizia di quest'arca, e secondo un'antica tradizione il profeta Geremia l'avrebbe nascosta in una caverna sino alla fine dei tempi. Allora capite la portata del paragone? Quando si dice arca dell'alleanza, che cosa si dice di Maria? Gesù è custodito nella nuova arca, in Maria. E allora comprendiamo bene che è una maternità la sua che davvero ha dell'eccezionale, in virtù della sua origine trascendente, della modalità con cui avviene. Sappiamo, Maria è vergine, resta pura, nonostante sia madre. E poi anche per la progressiva estensione del titolo di madre. Ed entro nella seconda e ultima parte del mio intervento, perché non ho intenzione di appesantirvi. Allora, che Maria sia madre di Cristo risulta il principale e indiscusso dato dei Vangeli, una voce su tutte, Marco 6:3, in cui Gesù viene descritto proprio come il figlio di Maria. In Luca e Giovanni si dice figlio di Giuseppe, Matteo di entrambi. Questo legame fondamentale, quindi di ordine carnale con il figlio, rende Maria pienamente unita a lui e alla sua missione in terra, da quando lo accoglie tra le braccia appena nato a quando lo raccoglie senza vita sul Calvario. La storia di Maria potrebbe essersi chiusa lì, ma non è così, non finisce sul Calvario in quel momento di strazio. Con il mistero pasquale si aprono nuovi scenari, inauditi. Se alle 3 di pomeriggio Maria era la madre di un Messia morto, la mattina del terzo giorno Maria è la madre del Messia vivente, del Figlio di Dio risorto.
diciamo allora che è la Pasqua il momento genetico della questione mariana. Che significa? Nel senso che con la risurrezione di Gesù Cristo e l'avvento della Pentecoste, la comunità cristiana, quindi la comunità apostolica, comincia a farsi delle domande su Maria. Dopo che Gesù è risorto e dopo la discesa dello Spirito, la comunità si chiede: ma chi è Maria? Cioè, chi abbiamo in mezzo a noi? La madre di colui che è risorto. E allora si inizia a riflettere sulla sua figura e si comincia a venerarla con il titolo di madre del Signore. Un'espressione presente già in Luca 1,43. Hemeter tu kyuriu. Ufficialmente però sarà solo nel V secolo che Maria verrà proclamata dalla Chiesa Madre di Dio, Theotokos, con il Concilio di Efeso nel 431. L'oggetto della discussione del Concilio, giusto per essere precisi, non era Maria, era la natura, anzi le nature di Gesù. Questo è importante dirlo, farlo questo passaggio, perché dobbiamo capire che Maria è centrale per la nostra fede, ma non è il centro. Il nostro centro è Gesù Cristo, è la sua vicenda esistenziale, il nostro Vangelo, in cui Maria ricopre un ruolo unico, speciale, eminente, come dice il Concilio Vaticano II. E allora, man mano che il percorso della Chiesa avanza, l'orizzonte della storia della salvezza si fa più chiaro, la comprensione delle scritture stesse aumenta e progredisce, e con questa interpretazione anche quella su Maria. L'ultimo momento allora che vi sottopongo è proprio quello sotto la croce, perché lì avviene la svolta definitiva. Qui c'è la progressione definitiva del titolo di madre, come vi accennavo. Avviene sotto la croce, siamo nel Vangelo di Giovanni, l'ultima disposizione di Gesù. Gesù, il figlio morente, vede la madre dalla croce e le dice: donna, ecco tuo figlio. Vede il discepolo e gli dice: ecco tua madre. Questa è una scena importantissima anche per la storia della Chiesa. Notiamo innanzitutto la tensione umana. Queste parole di Gesù sono soprattutto un atto molto umano, come sottolineava Benedetto XVI in un suo discorso. Diceva: qui vediamo Gesù come un vero uomo che fa un atto di uomo, cioè un atto d'amore per la madre, perché l'affida a un'altra persona, un giovane, all'epoca una donna sola in Medio Oriente avrebbe avuto vita difficile. Quindi c'è un sentimento innanzitutto profondo e umano. Prima di ogni teologia vediamo in questo il vero umanesimo di Gesù, questo l'intero passaggio di Ratzinger. Perché non dimentichiamo mai che i Vangeli sono parola viva di Dio, il quale non si è legato alle pietre, ma a delle persone viventi, fatte di carne. È all'interno di questa dimensione umana che si fa spazio l'azione misteriosa e salvifica di Dio. Ciò che succede ai piedi della croce, allora, rivela un particolare del disegno divino. Innanzitutto vi faccio notare questi tre verbi che sono presenti: vedere, dire ed ecco. L'evangelista Giovanni usa questo schema già prima, al primo capitolo, quando Giovanni Battista vede venire Gesù verso di lui, dice a suo riguardo: ecco l'agnello di Dio. È lo stesso schema. Molti esegeti lo definiscono uno schema di rivelazione. Giusto, Don Bruno? Buonasera, saluto anche, ne approfitto in ritardo, il mio direttore. Allora, uno schema di rivelazione in cui si distingue un profeta eletto di Dio che vede un'altra persona e ne specifica il contenuto con l'ecco. È una parola che crea ciò che dice. Maria sotto la croce viene creata madre del discepolo, così come il discepolo creato suo figlio.
Il discepolo però rappresenta tutti i discepoli, tutta la comunità dei battezzati in Cristo. E la comunità dei battezzati in Cristo che cosa forma, che cosa compone? La Chiesa. Quindi Maria diventa automaticamente madre della Chiesa. Queste però sono elaborazioni appunto venute dopo, con il tempo. Allora, pensando alla figura di Maria, possiamo dire che è parte della Chiesa, è parte del corpo ecclesiale. Se proprio vogliamo dare un'immagine, la potremmo immaginare come il collo di questo corpo di Cristo. Perché? Perché è stata discepola e poi apostola, era presente a Pentecoste, ma allo stesso tempo neanche madre. Madre della comunità che costituisce il corpo mistico del Cristo. Inoltre, come ricorda il Concilio, Maria è pure la compagna del Salvatore. Perché? Perché è la donna che ha accolto tutto e ha accompagnato il Verbo incarnato in tutto il suo percorso umano, fino alla fine. Vi ho citato Lumen Gentium numero 56. Pertanto la Chiesa insegna che a Maria si deve una speciale venerazione. Attenzione, l'adorazione va solo a Dio, uno e trino. A Maria va una speciale venerazione. A tutti gli altri santi la venerazione. Questo deve essere chiaro. Maria allora ha un ruolo speciale, eminente, perché è colei che ha permesso la venuta di Gesù fra gli uomini. Quindi ha permesso la realizzazione del progetto divino, della rivelazione divina. Maria è veramente la donna del mistero, una donna che non guarda a se stessa, ma guarda a suo figlio Gesù. E questa bella immagine è quella che sto guardando ultimamente, che mi ha colpito, ma sicuramente ognuno di voi avrà un'immagine di Maria a cui è più affezionato nel suo cuore. È molto tenera. Quando pensiamo a Maria, effettivamente il primo aspetto che ci viene in mente è proprio quello della maternità. Siamo propensi a immaginarla così, col figlio tra le braccia, anche se, e vi leggo giusto un verso di una poesia di Novalis, un poeta del Settecento, che diceva: ti vedo in migliaia di immagini, Maria, raffigurata con dolcezza, ma nessuna di esse ti può rappresentare come ti vede l'anima mia, perché alla fine ognuno di noi nel suo cuore ha un'immagine di Maria, e quella è veritiera. La storia di Maria è veramente una storia di ordinaria follia, una follia d'amore, perché proviene dall'amore divino, dall'amore eterno. Maria ha vissuto protesa verso Dio, così come protesa a Dio è la Chiesa in terra. E noi, donne e uomini di Chiesa, siamo in mezzo a una storia d'amore. Parole di Papa Francesco. Ognuno di noi è un anello in questa catena d'amore. E se non capiamo questo, non capiamo nulla di che cosa sia la Chiesa. È una storia d'amore, iniziata col sì di Maria. E seguendo Maria, ogni donna cristiana si può sentire un riflesso di luogo di riconciliazione dell'umanità con la divinità. E teniamolo presente nel nostro cammino. Camminiamo tutti insieme, non tenebrosi, ma luminosi, o meglio, illuminati dalla parola di Dio. Non dobbiamo avere paura di nulla. Noi siamo la Chiesa e dobbiamo procedere nel nostro cammino. Siamo donne e siamo uomini. Grazie per la vostra attenzione. Grazie alla professoressa Parente. No, un attimo qui. No, scusa, io protendo sempre ad andarmene. Ancora pochi istanti per questa. Allora, così mi allontano e mi levo anche la mascherina per. Allora, c'è un problema che abbiamo alzato un po'. Giusto un piccolo problema, va bene.
era per fare i complimenti, questi complimenti non diciamo, veramente è stata un accompagnamento nella lettura della figura di Maria nel contesto proprio della nostra fede che ci ha aperto tante piste di lettura che possono crescere in noi. Questo penso che sia il dono più grande che ci ha fatto la professoressa Parente questa sera. Citava tra l'altro il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, Don Bruno Lancuba, che io inviterei a venire un attimo qui, mettendo la mascherina anche lui, così la rimetto anche io e lasciamo per galanteria solo la professoressa Parente senza mascherina, perché io so che questo è un momento che la professoressa Parente comunque apprezza, che è un momento nel quale noi omaggiamo la relatrice di questa sera, quindi cedo il microfono a Don Bruno, perché questa è un'iniziativa che valorizza anche il nostro territorio. L'anno scorso la professoressa Parente ci ha raggiunto in sostituzione di Don Bruno, che ebbe un contrattempo, e ha assaggiato il fiano della Cantina Marino. Quest'anno può assaggiare l'aglianico della Cantina Marino, e quindi che sappiamo che apprezza. Don Bruno invece darà anche la pasta del oro giallo, pasta artigianale, perché l'anno scorso dicemmo che il fiano si accompagnava con qualche pasta, diciamo, ai frutti di mare. Adesso dobbiamo trovare qualche ricetta adatta anche al vino rosso. E in ultimo abbiamo detto il frutto della vite, il frutto del grano, e abbiamo anche la parola, che è la terza cosa che non può mancare in un festival della teologia. Questa è una pubblicazione che ripercorre un po' la presenza di San Francesco, la tradizione della presenza di San Francesco ad Agropoli, visto che referente arte e cultura dell'arcidiocesi di Salerno, qui abbiamo delle straordinarie tavole di Rosa Cianciulli, più modestamente dei versi che accompagnano le tavole che ho scritto io, però è anche questo un piccolo gesto. Prima di salutarci per la pausa, io direi a Don Bruno di portarci un attimo il suo saluto, anche se sarà protagonista poi domani nella tavola rotonda conclusiva. Io conosco da un po' di tempo la professoressa Parente e sono ben lieto che lei è qui. Noi solitamente ci incontriamo in altro ambito, quello accademico, però io sono onorato di averla come docente all'istituto, perché alla competenza, e ve ne siete accorti anche voi, alla competenza, alla preparazione, alla cultura, unisce una grande passione. Cioè lei ha passione per quello che fa. È innamorata della Chiesa, è innamorata di Maria, è innamorata del Cristo, chiaramente. E allora la trasmette nel momento in cui parla. Cioè noi ci rendiamo conto che realmente vuole coinvolgerci in questa sua testimonianza. Bellissimo. Allora io la ringrazio. La ringrazio sia per quello che fa all'istituto. Vi devo dire una piccola cosa che manifesta sempre una umile disponibilità, no? Io quando devo fare qualche cosa, lo dico davanti al marito qui che ringrazio perché l'ha accompagnata da Agropoli, devo fare qualcosa e devo pensare chissà chi chiamo affinché possa, come dire, sopportare questa giornata. Ecco, una delle... Lorella, no? E infatti l'ho chiamata per 2 giorni di seguito alle tesi di laurea in istituto, perché poi quando tu hai una persona che sai che ci tiene
all'istituto, alla vita dell'istituto, alla cultura, e quindi è disponibile anche a fare dei sacrifici affinché tutto vada bene. Allora io la ringrazio per la sua competenza che mette in tutto quello che fa. Cioè voi la vedete così, invece lei sta lì a studiare. Non è una che improvvisa le cose. Su questo, e questo ci fa, le fa onore, perché vuol dire che rispetta l'uditorio. E quindi si mette ogni giorno, c'ha un suo orario metodico di studio. E io la ringrazio per questo, perché dà molto agli alunni, dà molto anche agli ascoltatori quando va in giro per diverse conferenze, no? Ogni tanto vedo che è chiamata sempre a livello mariologico, o in altro, per esempio nella costiera amalfitana, è un appuntamento fisso praticamente in cui ti chiamano. Ti ringrazio del tuo essere qui questa sera, perché nutri con la tua parola la nostra devozione mariana. Ha detto una cosa bellissima e concludo, no? Perché poi mi piglio del tempo domani sera, stasera non mi tocca. Domani sera 10 minuti solo, noi li chiariamo con un giorno. Cioè nel senso che ne devo approfittare stasera, mi sta dicendo. No, perché c'è il mio confratello Don Carlo Pisani, che è lui che deve dirci qualche cosa di bello su Maria. Vi dicevo, mi ha fatto perdere un film. Una cosa bella che lei ha detto, e che io mi sono registrata mentalmente, che ma è bene che noi certe cose le memorizziamo, perché ci, come dire, ci supportano poi nel momento in cui dobbiamo pensare, no? Ha detto, guardate, Maria è centrale, ma non è il centro. Quindi noi, come dire, la consideriamo e la veneriamo centrale nella nostra fede, ma non è il centro è un altro. Quindi nel momento in cui ne ha esaltato la grandezza, ha detto, guardate, però vediamo le relazioni con il grande per eccellenza che è suo figlio. Ecco, io ti ringrazio di questo, ringrazio anche tuo marito che ti ha accompagnato qui, e come dire, auguro un buon prosieguo della serata. Grazie. Grazie Don Bruno, grazie a Lorella Parente. Pochi minuti di pubblicità, ci ritroviamo qui per un momento molto molto bello, sempre dedicato a Maria, e quindi pochi minuti di pazienza e di nuovo qui dalla piazzetta della Madonna di Costantinopoli nel borgo antico di Agropoli.